Direttore Marino, come si fa a gestire una situazione come questa? 11 giornate che la squadra non riesce a vincere e poi subentrano anche delle insicurezze, subentrano anche dei timori. Come si fa? Io ho grande fiducia nella squadra perché sono giocatori caratteriali, sono giocatori di grande esperienza. Oggi di positivo ci sono i primi 70 minuti, abbiamo tenuto testa a una signora squadra che non è terza in classifica per caso, hanno dei grandissimi valori tecnici. Nel primo tempo abbiamo avuto noi le occasioni per sbloccare la partita, poi alla prima occasione loro ti puniscono, è inevitabile quando hai a che fare con una squadra di grandi campioni. Però i primi 70 minuti sono stati l'Atalanta che conosciamo, una squadra che è nata per giocare e per creare occasioni da rete. In questo momento non ci va nulla bene, speriamo di sbloccarci domenica prossima abbiamo diverse gare con degli scontri diretti, vediamo che succede. Io guardo sempre in maniera molto attenta alla classifica, per cui bisogna essere prudenti, non bisogna demoralizzarsi di fronte alla sconfitta, non bisogna esaltarsi di fronte alle grandi vittorie, rimanere sempre coi piedi per terra, umili e lavorare. Ecco, appunto, la classifica, l'ha detto, le distanze restano pressoché invariate. Ecco, c'è il Frosinone che deve ancora giocare perché il match è delle 18, però insomma diciamo che le distanze restano quelle. Sì, ci guardiamo dietro, però dobbiamo guardare anche all'interno del nostro spogliatoio, trovare energie mentali soprattutto, perché fisiche la squadra sta bene, per sbloccarci. Abbiamo bisogno di vincere questa benedetta partita e speriamo che arrivi presto.